Neanche mi avvicino, guarda. Wow! Porca troia, per un pelo, raga. Per un pelo. No, raga, qua andiamo giù pesante, eh. Dobbiamo pulire la zona. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, qui su Stemmen dei Todai. E ragazzi, che cosa abbiamo trovato nell'ultima puntata? Abbiamo trovato cose assurde. Qui cerco sempre parti elettriche io, perché sono rare come non mai, ragazzi. Perché la workbench ho bisogno di parti elettriche e parti meccaniche. Queste parti meccaniche sono veramente rarissime. Dire che sono rarissime è poco. Allora, no, voglio conservare altra roba. Non mi serve la stoffa. Ok. Poi dopo al limite le buttiamo via. Le molle delle mutande qua non mi servono. Le molle queste qua. Ancora altra roba. No. Dai, andiamo avanti. E vabbè, poi dopo lo buttiamo, eh. Parti meccaniche, stoffe. Perché poi non me le mette dentro, avete capito? Questo è il problema. Ancora questi ammortizzatori che non mi servono. Ovviamente servono per costruire. Forse servono per costruire la motocicletta. Sapete? Però vabbè. Non è il momento. Una cosa alla volta. Una cosa alla volta! Una cosa alla volta! Stiamo facendo cose da pazzi qua, quindi. Allora dai, vieni fuori. Parti meccaniche, ragazzi, sono rare come l'oppio, cavolo. Cioè, veramente. Non ci credo. Niente. Niente parti meccaniche. Allora, questo non lo voglio. Poi, che cos'è? Il cooking pot neanche vale oro. Per me 5 parti meccaniche, va bene. Ok, andiamo subito a vedere altro se c'è qui. Forse non è che magari questa qua scassata ci porta più fortuna. Magari. Parti meccaniche, dai. Non so, parti elettriche credo sia quella. Vado fuori una parte elettrica, però vabbè. Ok. Allora, tubolari. Tubolari non ci servono. Parti meccaniche, bendaggi, questi potrebbero portarci alla morte. Che è sentito? Non sento. Allora, questo ci serviva. 5 parti meccaniche. Ma sapete che forse la... Ecco, quante parti servivano? Ne servivano 20. Porca miseria, ragazzi. Guarda, non ti conviene proprio, amico, perché l'ho appena comprato, sai. Porca vacca. Mamma mia, che brutta fine hai fatto. Lo so, ragazzi, sono diventato crudele. Ok, mi dovrei calmare, non fare queste stronzate. Magari usare più l'intelligenza. Usare... cosa c'è qua dentro? Una piscina, boh. Usare... essere più astuto. Allora, vediamo un po' se posso costruire una stone axe. Perché devo usare le frecce, mi dimentico sempre. Stone axe, allora. Ok, una piccola stone axe. Ci servono le fibre, ok. Ok. Quante? Ne ho 8. Non ho legno? Non ci credo. È possibile, oh. È possibile, non abbiamo legno. Non abbiamo legno, ma veramente. E adesso come lo prendiamo, porca troia. Guarda che stronzata abbiamo fatto, guardate. Ho fatto una cagata incredibile, ragazzi. Vediamoci da un po' di pezzi di legno, cazzo, sto volta. Niente. Facciamo prendere la maledizione. Maledizione, non c'è un alberello qua in mezzo. Cioè, vi rendete conto che cazzo abbiamo combinato? Questo cos'è, un albero sto coso? Ma non credo che sia un albero, no. Alberi, per favore, un albero in città? Niente, vero? Guardate questo, che stra... che casa... Una struttura stranissima, moderna, bella proprio. Ah, maledizione, ci serve del legno, non ce l'abbiamo, come facciamo? Siamo stati dannatamente stupidi a buttare le cose subito così. Adesso da dove viene il legno? Da una casetta? Come
faccio a prendere il legno, maledizione. Accidenti, questa città è veramente bestiale. Però così non sto esplorando niente, poi mi perdo e magari vediamo le stesse case e non va bene così. È enorme, ragazzi, questa città, eh. Mamma mia. Come facciamo? Sono le 16:18, tra l'altro, non è proprio prestissimo. Porca puttana. Via, 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 via. Guarda, anche a terra mi stavano prendendo. Ragazzi, qua... allora, calma, Dobbiamo assolutamente trovare un albero. Ce ne dobbiamo andare dalla città un attimo, allora. Allora, andiamo via di qua, così. Veniamo un'altra volta per illustrare la città, mi sa, Perché sennò ci rimaniamo secchi. Ecco qui gli alberi, dai. In modo che ci sono degli alberi in lontananza. Tantissimi, tantissimi alberi, ma c'è anche tantissimi zombie. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a romperlo con questa mazza, che cazzo ne so. Tutte che ne facciamo una. Dai. Dai, comunque una mazza dovrebbe darmi la possibilità di romperla, no? Dai. Ma che cazzo? Che palle, cazzo. Non ho proiettili. Mo sapete che cazzo arriva qua. E vabbè. Allora. Dai, stiamo facendo un casino. Ok, ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, abbiamo fatto un disastro. Minchia, craft. Abbiamo fatta sta cosa. Non c'è spazio. Lo so, aspetta. Ok, ce l'abbiamo, ok. E mamma quanti. Abbiamo fatto un macello, ragazzi. Allora usiamo l'arco. Non facciamoci prendere dalla smania di tirare. Tanto abbiamo 200 frecce. Che cavolo, voglia di tirare. Oh. Vai. Da quanti. Ne sono veramente tantissime, ragazzi. Abbiamo fatto un gran casino. Il fucile è bello e caro, ma mamma mia, raga. Ok. Porca miseria. Ancora se... Oh, proiettili. Ma quando mai gli zombie hanno avuto tutta sta cazzo di roba qua? Allora, io veramente sono in difficoltà. Sono veramente in difficoltà. Allora, yucca... Basta, yucca play qua. Questo ce lo mangiamo subito al volo. Non so se possiamo usare un altro nel mercato, perché abbiamo dell'acqua e non possiamo prendere altri. Plane, ok, sì, però proiettili, roba molto più prestigiosa, che non posso stare qua. Vedi, c'era la dottoressa, non mi ricordo, uno di questi cadaveri. Diamoci pure questo, chi se ne ha fatto. Ok, basta. Sta piovendo. Sono le 17 e dobbiamo perlustrare bene questa città, ma se scendessimo giù, noi dove siamo? Non è male, Scendiamo, allora veniamo un'altra volta a questa città, Io direi proseguiamo. Proseguiamo, siamo troppo pieni, adesso basta, ragazzi, veramente, perché io direi di tornare assolutamente. Non riusciamo, dobbiamo... Dobbiamo assolutamente tornare, perché abbiamo trovato anche la seconda città e così non ha più senso andare avanti, perché di tutta roba che troviamo e poi siamo costretti a buttare tutto via, no, non mi piace. C'è un fiume enorme, tra l'altro, per passare di qua non possiamo, dobbiamo girarlo, non so come fare. Dobbiamo andare a... Oh cazzo!
Oh cazzo! Oh cazzo! Porca troia! Ok, sono caduto di sotto, giù dalla scarpata, porca troia, ma... No, stiamo anche sanguinando, porco cazzo. Dove sono le bende? Le bende, ecco, usa la benda. Oh mamma, 19. Ok. Prima vi ricordate quando ho buttato il medikit? Avevo detto che era una stronzata. Esatto, era una stronzata, raga. Qui che cazzo facciamo ora? Ce la facciamo a nuoto, giusto? Sperando che non ci siano pesce cani zombie pesce cani, insomma. Il mio fucilotto. Meno male avevamo il fucile a pompa, ragazzi. Ci stavamo rimettendo proprio le penne, eh. Vabbè, tanto comunque avevo detto dovevamo tornare a casa, e quindi ok. Facciamo tutta la costa qui e vediamo un attimino se riusciamo a nuotare e arrivare alla riva in modo tale che è profondo qui, ragazzi. Peccato i fondali non hanno fatto dell'acqua, insomma è un fondale, non c'è il fondale, è l'acqua normale così. Due cani ci stavano sbranando, ragazzi. Ci stavano sbranando veramente. Molto, molto, molto male. Sono pericolosissimi quei cani. Sono veloci anche di mattina e bastardi quanto basta. Ok, io direi di salire qui. Credo di aver seminato. Tra l'altro siamo anche andati giù. Siamo caduti, avevo paura di spezzarmi qualcosa. Invece fortunatamente. Ok, siamo arrivati alla riva. Prendiamo fiato un attimo. La prima cosa da fare, possiamo toglierci l'infezione perché abbiamo Jar of Honey. Ah, non possiamo mangiare. Vabbè, tanto abbiamo tempo se non sbaglio. Quanto tempo ci vuole? 2 ore, ok, ho voglia, dai. Non ti preoccupare. 2 ore, allora. Andiamo da quest'altra parte. A questo punto mi porto il fucilone a pompa dietro qua, così pronto, perché sono le 18:47 e dobbiamo ritornare facendo un rush incredibile a casa nostra. Posiamo tutto, aia. Cioè, 16 di vita, prendiamo un'altra cosa di quello, siamo morti. Vediamo, niente, non posso mangiare niente, non ho niente. Ok. Non mi piace, non voglio cadere giù. Devo stare attento perché sono queste spine, queste cose. Piano. Però ci moriamo, scendiamo piano piano. Ok, ci siamo. Ok, ci siamo giù. Ok. Siamo scesi, ok, bene. Allora, M. Allora, dove stiamo andando? Male, lato opposto. Oh mamma mia, ragazzi, lato opposto. Ok. Da quell'altra parte, quindi oggi sicuramente non riusciamo. Dobbiamo trovare un'altra casa, un qualche altra cosa per sopravvivere. Per passare la notte, ragazzi, sennò qua siamo nella merda proprio totale. Va bene. Possiamo mangiare almeno questo giallone, niente, siamo... Non siamo affamati, questo è il problema. Abbiamo mangiato talmente tanto che... Vediamo qui che stiamo facendo, facciamo il giro e poi... Andiamo di sotto, di qua, e vabbè, proviamo. Andiamo via di qua, ragazzi, maledizione, sono 19, siamo feritissimi e non mi va assolutamente di passare una notte al buio. Fuori e con 16% di vita, quindi 16 di vita, cioè non è assolutamente fattibile questa cosa. Abbiamo un sacco di cose e speriamo bene, ragazzi. Speriamo proprio bene perché non la vedo una cosa positiva. Ma siamo positivi però, dai, magari ce la caviamo, vediamo. Vediamo un attimino. Intanto posso mangiare? Niente ancora, niente, va bene. Neanche mi avvicino, come i film horror. Neanche mi avvicino, guarda. Wow. Wow.
Headshot incredibile. Guardate qui che culo che c'ho. Speriamo che posso mangiarlo. No, ne abbiamo tanto, ma non possiamo mangiarlo. Bellissimo questo, questa cecchinata. Mi è piaciuto un casino. Proprio spappolamento di cervello. Dobbiamo stare attenti in giro, se riusciamo a trovare una baita, un qualcosa, una casetta. Vediamo, un orso. No, no, grazie. No, 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 grazie. Sono le 19:51. È molto, molto pericoloso, ragazzi. Sarebbe veramente bruttissimo se dovessimo rimanere all'aperto e dormire all'aperto, perché è un problema grosso. Dai, forza. Sono le 20, abbiamo solo 2 ore di tempo per trovare un qualcosa. Il tempo vola e sono cazzi amari, ragazzi. Una casa, forse ce la facciamo. Proprio a rotta di collo, entriamo, puliamo tutta la zona. Diamo di pompa, anche se consumiamo un botto di cose. E niente, forse ce la facciamo, forse. Ok, entriamo qui. Forse... c'è anche una tempesta qui, che cazzo succede? Ho paura di sparare che ci sia troppo casino, capito raga? Che cazzo è? Che cazzo succede? Porca troia, per un pelo raga. Per un pelo. No raga, qua andiamo giù pesante, Dobbiamo... dobbiamo pulire la zona. E basta. E adesso lo facciamo con la violenza più inaudita. Porca vacca, ragazzi. Non mi piace questo sole così. Non è di buon auspicio. Ragazzi, mi dite perché non si fermano questi zombie? Che sta succedendo? Ho paura, cioè vi dico la verità, ho paura perché vedo il sole verde, non so, strano. Molto strano, lo vedo. Sta tramontando, sono le 20. Ok, forse riusciamo a entrare qui dentro, andiamo al piano di su. Una tempesta di sabbia, come se fosse una tempesta di sabbia. È chiusa. Allora, cerchiamo di entrare il prima possibile, cerchiamo di... devo assolutamente uscire fuori e mettere nel frigo un po' di cose. Allora, posiamo un attimino questa roba qui, un martello. Ok, e questa acqua sporca. Poi dopo prendiamo tutto. Devo andare a prendere un attimo del legno, raga, perché dobbiamo blindarci dentro. Facciamo una bella porta, perché sennò qua manca poco, troppo poco tempo. Che poi deve anche, dobbiamo anche illuminare tutta la notte. Mi sto cagando addosso, ragazzi. Veramente mi sto cagando sotto. Cioè non potete immaginare quanto mi sto cagando sotto. Abbiamo pochissimo di vita. Abbiamo pochissimo di vita. Però forse la giornata possiamo mangiare adesso. Ok? Possiamo farlo, sì. Quindi il virus si rimuove. Ok, 100%. Già questa è una cosa positivissima, ragazzi. E sono le 21. Sento dei suoni stranissimi, mi sto veramente me la sto facendo sotto. Questa puntata è venuta lunghissima, ma io non posso staccare finché non... sentite? Mai sentito tutto sto... allora, facciamo una bella porta di chiusura, perché secondo me è l'unica cosa che ci può tenere un po' al sicuro. Ok, c'è la porta, dov'è la porta? Eccola qui. Mettiamola un attimo al posto della... della pistola, della... ecco. Ok, mettiamo questa, rinforziamo. Ok, mi va bene già in ferro. Ok, ok, allora calma e sangue freddo.
Ragazzi, ci salutiamo qui. Adesso facciamo il campfire. Siamo buoni buoni qui, acquattati, sperando di non morire. Ciao ciao ragazzi, e grazie di avermi fatto compagnia. Mamma mia, ragazzi.